Salve ragazzi, da Anthony Conga stiamo facendo un video su Rime Rush. Rime Rush è un gioco molto famoso dove ci sono appunto 12 mappe e 5 diverse tipi di modalità di gioco che si sbloccano proseguendo nel gioco. Stiamo giocando queste 5 sezioni con Globox. Globox, se lo conoscete, è il miglior amico di Rayman. Una rana pazza, tutta blu e vita gialla. Comunque è una rana che spara i colpi dalla punta. Lei si gonfierà però all'impiedi, diversa da Globette che è la sua fidanzata, si gonfierà però all'impiedi, non come gli altri livelli. Comunque questo personaggio è molto divertente perché cosa fa? Corre e tutti i nemici corrono, però Globox fa le capriole come Globette e di solito cercano i modi migliori. I livelli sono sempre gli stessi: labirinto di tubi, foglie oscure, canopi, torre nebbiosa, prime rovine, canopi, prime rovine, sempre gli stessi. Comunque non vi devo dire, fabbrica della lava, foresta dei pirati, vabbè, tunnel elettrico, spiaggia del crepuscolo, che l'ho detto già prima, fiume del Cajon, vabbè, sempre gli stessi, non li devo spiegare. Allora, vi spiego che Globox è molto potente come personaggio che corre. Infatti le 5 modalità che potete vedere sono la modalità bersaglio, la modalità allenamento, la modalità Looms, che purtroppo l'ho giocata senza i Looms, perché i Looms non ci sono, anche a Globette, se non avete notato prima, senza i Looms però. Bersaglio, allenamento e campionato. Vabbè, sono 5 tutto, quindi le sapete: allenamento, campionato, Looms e sfida sul tempo, non c'è bisogno di sfida. Dovete sapere che anche Globox deve fare attenzione ai raggi rossi, che dovrebbe evitarli. Deve evitare i barili, che i barili, se ci andate a sbattere vicino, vi rallentano la della corsa. Gli avversari che si sfidano nel campionato, cioè quelli là che si sfidano contro i personaggi, variano a seconda del gioco. Comunque io vi dico che Globox è forte. È una cosa, vi dico che sinceramente i personaggi sono molto molto veloci, come per esempio a Torre Nebbiosa c'è il personaggio di Eggman 800 oppure Eggman 1000 in caso contrario, e che cosa fa? Corre talmente veloce che voi dovete trovare i trucchi per farlo, per seminarlo Torre Nebbiosa, perché è molto molto veloce, vi devo dire la verità. Gli altri livelli i personaggi sono veloci, ma non quanto gli altri, però alcuni livelli sono molto più veloci. Foglie oscure, per esempio, Razzo Beard vi arriverà subito, e dove mettete Razzo Beard ci sta Tile, e quindi è la stessa cosa. Le sfide sul tempo, fate sempre attenzione a non cercare di finire il tempo, se no dovete iniziare da capo e avete perso la sfida. Ricordatevi che se il personaggio arriva prima di voi, voi avete perso, quindi cercate di batterlo e cercate di arrivare prima di lui nella modalità campionato. Globox vi farà molto molto divertire, perché il miglior amico di Rayman è il fidanzato di Globette, cioè Ullette. Si trova pure in Rayman 2 la grande fuga Globox, infatti, perché Globox, visto che è il miglior amico di Rayman, fa presente nella sezione di Rayman 2 la grande fuga, dove poi alla fine viene catturato da Razzo Beard. Insomma, la storia la sapete, non la devo dire, quindi non vi preoccupate. Il fatto che Globox non è abbastanza divertente è una cosa che mi preoccupa. Vedete che anche qui ci sono i Looms viola per appendervi e per in qualche modo scappare. Non vi preoccupate, le vedete? Alcuni segni, alcune frecce vi indicano dove dovete andare. Se dovete andare a destra, se dovete andare a sinistra, nell'allenamento vi dice quando premere triangolo per l'ottimizzazione e tutto. Questo è quello là che si gioca. Lo vedete? I barili sono molti. Alcuni livelli ci sono barili che scendono e dovete evitarli senza farvi colpire. Le solite sciate che fa Rayman nel Rayman della Grande Fuga lo fanno anche qui in molti livelli. Ci sono gli spuntoni come ci stanno a Rayman 2 la Grande Fuga,
come se non l'ho detto, e ci sono le reti per arrampicarvi, i traguardi che passerete mano a mano col tempo. E non vi preoccupate, perché non è una cosa tanto complicata, ma anzi sono sicuro che farà per voi. Quindi io vi dico sinceramente, Rayman per me lo trovo un bel gioco, sarà bellissimo, sarà quello che sia, ma è divertentissimo. Il fatto è che il gioco è complicato, quindi non vi preoccupate, perché sinceramente sto usando trucchi apposta per battere questi personaggi che cercano di